Abbiamo a disposizione una fornitura di ferro che genererà ingenti profitti per molti anni a venire. È finita. Oh, cosa credi di aver ottenuto, ragazzo? Hai allentato un bullone della macchina di Starrick. Un grande bullone. Ma non basta. Il Gran Maestro cadrà. Voi assassini potete anche accerchiare Londra interamente. Ma la macchina che noi abbiamo creato opera da centinaia di anni. E durerà per millenni. La macchina è la città stessa. Noi vi strapperemo Londra dalle mani. Da Croydon. Vivete nell'ombra, come codardi. Io ne dubito. Ecco, dottore. Continueremo con l'esperimento tra poco. Tra un attimo confronteremo i cervelli di entrambi i soggetti. E siccome tutti e due i soggetti avevano una propensione alla violenza, riscontreremo protrusioni analoghe in alcune aree del cervello. Così è finita. Eppure penso al nuovo inizio. Un futuro migliore, scaturito dal sangue dei visionari. Io vedo solamente il sangue di un pazzo. Credi davvero che uccidere un vecchio fermerà il grande architetto del mondo? Crawford Starrick ha piani gloriosi per l'umanità. I piani possono essere cambiati. Sei un bambino. Un bambino che crede ancora di poter raddrizzare il mondo a colpi di spada. Non hai mai pensato alle conseguenze delle tue azioni, Jacob Fry? O da tuo padre non hai appreso nulla? Che peccato. Le buone alleanze sono merce rara. E a quanto pare la nostra è già terminata. Sono affari, signor Fry. Si faccia che serve per salire in alto. Crawford non prenderà bene il mio assassinio. Sa essere sgradevole quando vuole. Io ho sacrificato così tanto. Non perderò i miei omnibus.
Hai rubato il tuo ultimo scellino al popolo di Londra. Quelle bestie sprecano i risparmi. Noi li sappiamo investire. Niente verrà mai costruito o migliorato. Assolutamente niente sorgerà dal fango senza noi a guidare, a plasmare il futuro. Ne beneficeranno anche loro. La città è loro, non vostra. Senza gli investimenti non ci sarebbe nessuna città. Per pagare Caronte. Sicuramente le incrollabili sentinelle d'Inghilterra non verranno meno al loro dovere. Parola chiave? Balaclava. Prego. Un momento. Ebbene, ora parliamone da... Buon Dio! Chi diamine... Oh, silenzio. Codardo! È ingrato! Ahimè... L'eroe di Balaclava non perirà sul glorioso suolo di Crimea, ma per mano di uno sporco assassino nelle stanze del potere. Avete finito? Fatti avanti, canaglia! Tu hai ottenuto quello che né i russi né gli indiani sono riusciti a ottenere. Ecco il trofeo! E che possa avvelenarti! Sì, ditemi ancora di Balaclava. Addio! Addio, cara Inghilterra! Nel tuo cuore piangerà per sempre il duca di Cardigan che muore. Dio salvi la regina e l'undicesimo Ussari! Che imbecille. Scommetto che non ti piacerà ciò che la torna in serbo per te. Guardate chi c'è, gente! L'ho vista aggirarsi dentro le mura, signora. Pensavo che voleste parlarle. Salve, Miss Fry. Ora mi dirai dove si trova la Sindone? Come vuoi. La troverò anche senza di te e la userò per strangolarti. Tienila d'occhio. Così sei riuscita a uccidermi alla fine. Ma a che cosa ti servirà? La Sindone non è qui. Non la volevi per curare, ma per ampliare il tuo potere. Non il mio, il nostro. Siete così di corte vedute. Voi assassini non usereste mai quel potere, mentre noi miglioreremmo la vita dell'uomo. Spero che non troverai la Sindone. Non hai nessuna idea di ciò che può fare. Dimmelo. No. Che vi sia piaciuta questa serata, signore e signori! A me è piaciuta! Ma prima del gran finale, facciamo un brindisi a tutti gli impavidi che sono qui oggi a celebrare la vita e la morte! Bene! Bruciatele!
a voi la mossa, Jacob mio caro! Bruciate! 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 Carissimo, che serata degna delle leggende. Perché lo hai fatto? Perché? Cosa? Spezzare il collo a un corvo con le mie stesse dita? Fare a pezzi quelli che tu chiami innocenti? Mantenere il mondo nel suo stato di divina follia? C'è una sola ragione per cui agisco. Perché no?